i 50 anni della Coppa Interamnia. E siamo qui per rilanciarla con un programma molto ambizioso che prevede tante iniziative, che prevede anche lo svolgimento del tutto in 15 giorni, con tante nazioni, sono 75 le nazioni. Per noi è un vero e proprio record, considerando anche la difficoltà del momento, difficoltà di carattere economico che non favoriscono la partecipazione di tante altre squadre e di tante altre nazioni. E questo piano prevede anche un decentramento del torneo anche nei comuni della provincia, con qualche puntatina anche nei capoluoghi di regione, della nostra regione. Iniziative di carattere culturale e sociale, con fasi di preparazione già dal mese di giugno. È un programma molto nutrito, molto ambizioso. Quanta emozione c'è? Ma io sono contento, perché nella fase della pandemia pensavo che la Coppa fosse del tutto morta, diciamo. E adesso invece sembra che è rinata, ma è rinata non soltanto perché la vedo io rinata, ma un po' tutti sono contenti, entusiasti di questa ripresa, ma anche le squadre che vengono da anni e che vogliono tornare necessariamente per questa celebrazione.